opera di Giuseppe Romella, dagli inizi ai colloqui di Nicita. Ringrazio l'assessore non solo per le gentili parole, ma per aver indovinato sul rinnovato piacere con cui io ritorno a Palazzo, territorio di antichissima civiltà, ma anche territorio detto di un reticolo umano e di una serie di attività, ecco, sono quelle che ha ricordato l'assessore. Non poco. Lo scarso motivo del piacere di venire a Palazzolo nasce da un'amicizia che già si c'era sul piano appunto amicale e che il dialogo intellettuale non può che insaldare, cioè rendere non di qualità migliore ma di spessore più pieno. Intendo dire che l'amicizia che mi lega a Giuseppe Romella. Si è discusso spesso e recentemente anche su riviste specializzate sulla possibilità di giudicare un libro dalle sue prime righe. Giudicare no, probabilmente, perché un libro falsamente interessante è contrassegnato a volte proprio dalle cadute rispetto a un suo fortunato incipit. Ma divinare la grandezza di un autore, sin dalle prime righe, un libro sì, e ci sono del resto casi celebri, come quello di Ford Madox Ford, che ebbe la rivelazione delle qualità eminenti di T.H. Lawrence dalle prime righe, anzi dal titolo stesso del racconto Sentori di Crisantemi. Il critico comincia a dire, rievocando il caso nelle sue pagine critiche, di essere stato colpito fin dal titolo. La maggioranza nemmeno sa, notava che i crisantemi hanno odore. E poi, analizzando l'attacco del racconto, la piccola locomotiva numero 4 scendeva sobbalzante o fragorosa da Sexton, aggiunge: già avete capito che questo osservatore, qualunque cosa sia per evocare, la evocherà dall'intimo. Egli sa che per gli addetti alle macchine ogni macchina ha una sorta di individualità. Ha sentito di dover fare della locomotiva una persona, precisando il numero. Questo non è da scarsamente a che vedere con Provedola, e meno che meno con Provedola, perché la sua esperienza letteraria su ben altre coordinate che non quelle di Orenz. Ha pochissimo a vedere con me, perché io non sono fortunato, non posseggo queste capacità.